Ragazzi, sono veramente arrabbiato perché il Lecce sto pomeriggio mi ha fatto altamente arrabbiare. Perché? Perché, ragazzi? Lo sappiamo tutti, ragazzi. Se non lo sapete, ora vi faccio vedere. Ragazzi, lo conoscete questo giocatore? Non so se si mette a fuoco ora la webcam. Questo giocatore lo conoscete? Questo è Petriccioni. Lo sapete che fine ha fatto? Lo sapete che non sarà più un giocatore del Lecce? Perché se l'è comprato il Benevil Crotone? Lo sapete? Lo sapete? Queste cose mi fanno altamente alterare. Allora, ragazzi, Petriccioni lascia il Lecce. A breve la firma col Crotone. Ah, belle cose. Bella cosa. Bella uscita che ha fatto Corvino, eh? Era proprio un'uscita da fare, ragazzi. Un'uscita nel senso di giocatore, uscita quindi fuori dalla società. Una bella uscita ha fatto, cioè, ragazzi, Petriccione era forse il giocatore più scarso della rosa, ecco perché l'ha cacciato Corvino. No, ragazzi, no, forse era quello più scarso, ecco perché l'ha cacciato, sapete? Questo è il motivo. Corvino, ma che cazzo fai? Corvino, ma che cazzo fai? Ma come dire, ma allora, ho capito che hai fatto degli acquisti che proprio nessuno poteva fare, perché veramente, ragazzi, ha fatto degli acquisti Corvino 2 in meno di 24 ore, e poi comunque ha comprato un polacco, cioè no, due polacchi, e uno dei quali, Listowski, già è in rosa, già ha fatto vedere qualche risultato buono, ragazzi. È veramente un giocatore ottimo. Zuda pure, ragazzi. Mamma mia, che giocatore! Ora è arrivato Pablo Rodriguez, Stepniski, là come si chiama lui. Allora, giocatore più scarso della rosa, quindi Petriccione. Perché l'ha dato? Perché l'ha ceduto? Allora, se tu vai a cedere un giocatore in Serie A, non mi sembra che sia un giocatore scarso, no? Quindi, no. Non è vero, quindi stiamo dicendo l'opposto. Vuol dire che Petriccione era uno dei calciatori più forti della rosa, e questo è il motivo, ragazzi, per cui l'ha dato. Perché l'ha dato? Perché lui credeva di farsi qualche soldo. Cosa si è fatto, ragazzi? 1,5 milioni si è fatto. Cioè, ragazzi, 1,5 milioni, 1,5 milioni, Petriccione, che è un giocatore ormai da Serie A. Cioè, un giocatore che fra qualche anno può andare a giocare in una squadra di Serie A. Livello medio, tipo Roma, che so, Lazio, per dire. C'è un giocatore che ti potrà andare a giocare anche in Champions fra qualche anno, perché le qualità ce l'ha comunque. E tu lo vai a vendere. Allora, vai a vendere 1,5 milioni. Il Genoa, ragazzi, si voleva comprare Vigorito, direttore sportivo del Genoa Fagiano, quello che ho intervistato. Io vi lascio l'intervista qua nelle schede, magari. Voleva comprare Vigorito, ok? Vigorito che comunque è diventato la riserva del Lecce perché c'è Gabriel. Comunque, lo stavano dando, il Lecce lo stava dando. Poi la trattativa è andata in stand-by e ora vuole comprare Paleari, ragazzi, che è il super portiere della Serie B. Che, ragazzi, io ho voluto sempre, cioè voglio incontrarlo questo Paleari perché l'ho visto in dei video di ZW e ragazzi, è diventato un idolo per me quasi. Stavo dicendo, e gli volevo offrire 2 milioni. 2 milioni per un portiere della Serie B comunque forte. E 1,5 milioni per un giocatore che viene dalla Serie B da un'annata in Serie A, che in quell'annata in Serie A è diventato giocatore di Serie A. Il giocatore tra quelli più forti della rosa, dove prima di Falco, cosa, vabbè, stanno i primi tre comunque. E lui lo va a vendere. E va bene, andiamo a vendere. Tu ti volevi fare qualche soldo, Corvino, no? Che ti sei fatto di soldo? Ti sei fatto 1,5 milioni. Non so quanto hai speso per le altre operazioni. Ti volevi fare qualche soldo? Vuoi provare a fare qualche altro colpo? Poi lo vedremo negli ultimi 4 giorni che ci sono rimasti, perché oggi è già 1 ottobre.
voglio vedere cosa farai con quel 1,5 milioni, se te lo terrai da parte, perché la società non deve fare prestiti, come dice Sticchi Damiani. Non ho niente contro nessuno, ragazzi, naturalmente. Non è che devi dare giocatori che possono giocare in Serie A, che sono giocatori di Serie A, per fare soldi. Perché alla fine di Petriccione, continuo a ripeterlo, ti sei fatto 1,5 milioni. 1,5 milioni non è niente. Falco l'ha quotato 8 milioni. Petriccione, la metà, almeno la metà, almeno 3,5 milioni. Non dico 4, perché proprio metà, meno della metà, quindi, ragazzi, 3,5 milioni, ma è minimo, massimo 4 milioni. E no, invece tu lo vai dare a titolo definitivo 1,5 milioni. Bravo, bravissimo. Allora, Corvino, hai fatto dei buoni acquisti. Non ho niente contro di lei, se magari vede questo video. Però sappi che hai fatto una grande cavolata a vendere Petriccione. Perché un domani, cioè l'anno prossimo, se dovessimo risalire in Serie B, Petriccione è una pedina importante. Posso capire che poi della promozione dalla Serie B alla Serie A prendi dei soldi e comunque poi farai altri acquisti. Però Petriccione, dai, Petriccione non tornerà mai più lì. Ma almeno io dico, no, tu falli un contratto con prestito, con diritto di riscatto in caso di permanenza in Serie A, in caso di salvezza. Cioè, ma queste cose, cioè, ragazzi, va bene, ragazzi, io non so più che dire, perché comunque mi è dispiaciuto per Petriccione, che era una pedina fondamentale per Corini quest'anno, però ci sono altre pedine che sono arrivate. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando, se è stato così lasciate un bel like, commentate e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo il prossimo giorno con un prossimo video. Fatemi sapere qui sotto con un commento che ne pensate di questa cessione fatta proprio così, campata in aria. Bella, ragazzi.